Oggi facciamo un video descrittivo per spiegare come fare a colmare quella differenza che si ha tra il davanti e il dietro nelle maglie fatte per persone, diciamo, con seno abbondante. Voi sapete che per riuscire a coprire tutta la distanza che va, diciamo così, distanza da inizio lavoro all'altezza del seno o al giro manica. Se voi fate il davanti, avendo un seno prosperoso, fate il davanti grande come il dietro, o meglio lungo come il dietro, la maglia vi tirerà sempre sul davanti. Quindi, per forza di cose, come d'altra parte anche in un vestito, in un pezzo di sartoria, il davanti lo dovete allungare. E anche nella maglia si può fare lo stesso lavoro. Naturalmente, se lo allungate così di botto, vi troverete che il vostro davanti sarà molto più lungo rispetto al dietro, perché mettiamo che tra il davanti e il dietro c'è una differenza di 5 centimetri. Quando voi andate a unire il vostro dietro al vostro davanti, facciamo il davanti tanto per riconoscerlo, questo davanti sarà senz'altro più lungo, perché se voi avete la distanza che va dal giro manica, che poi sarebbe il vostro centro seno, al bordo, più lungo di 5 centimetri rispetto al dietro, questa differenza in qualche modo dovete colmarla. Ora, fosse un centimetro, fosse poco, vi dico, lavorate tranquillamente un centimetro più. Quando vi trovate ad unire, a cucire i due pezzi, come arrivate più o meno a 3 centimetri dal seno, questo centimetro lo diciamo, recuperate, lo nascondete nella cucitura. Allora, diciamo, facciamo un esempio: la vostra maglia è lunga 30 centimetri, dal giro manica all'altezza del seno lasciate 3-4 centimetri, diciamo così 3-4 centimetri. Quindi abbiamo detto 30 centimetri, 3-4 centimetri, quando arrivate all'incirca a 25 centimetri, ne avete quindi ancora 5 da fare. In quei 2 centimetri all'altezza del seno, voi andate a recuperare il centimetro di differenza. Per cui in questo punto, anziché se voi rimagliate che prendete un punto da una parte, un punto dall'altra, in questo punto farete una volta ne prendete due, una volta ne prendete uno, una volta ne prendete due, una volta ne prendete uno dalla parte del davanti e quindi recuperate quel piccolo centimetro di differenza. Però succede spesso che i centimetri sono molti di più. Facciamo ad esempio l'esempio di, come parlo stamattina, facciamo l'esempio di una differenza di molti più centimetri. Allora, voi avete il vostro dietro così e il vostro davanti, per forza di cose, deve essere molto più lungo, perché il vostro seno, abbiamo detto, è abbondante. Una differenza di 4-5 centimetri non si può certo nascondere. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo per forza a questo punto fare una pence, fare questo lavoro. Quindi noi lavoriamo sino all'altezza, diciamo, del vostro seno meno la metà della differenza del divario tra davanti e dietro. Facciamo un esempio perché non riesco a spiegarmi. Allora, abbiamo detto, mettiamo che la maglia, il vostro dietro misuri il dietro è centimetri 30. Il davanti è centimetri 35. Noi abbiamo una differenza di 5 centimetri che dobbiamo andare a colmare. Allora, cosa abbiamo detto? La pence si fa all'incirca a 3-4 centimetri dal giro manica. Quindi, da questi 35 centimetri del davanti, facciamo 3, togliamone 3, arriviamo a 32 centimetri. Quindi vuol dire che la misura massima dove noi dobbiamo andare a chiudere la nostra pence sarà i 32 centimetri. Di questi 32 centimetri noi dobbiamo fare in questo punto una pence di 5, cioè dobbiamo togliere 5 centimetri ai 32, per cui
togliamo ulteriori 5 cm e arriviamo a 27. Vuol dire che quando noi arriviamo a 27 cm dobbiamo iniziare la nostra pence, che sarà profonda, lunga 5 cm. Questo vuol dire che noi dovremo andare a diminuire i punti per 2,5 cm. E dovremo andarli di nuovo a riaumentare per altri 2,5 cm, in modo da recuperare quei 5 cm di differenza tra il davanti e il dietro. E questo come possiamo farlo? Con un lavoro ai ferri, noi utilizziamo la tecnica dei ferri accorciati, di cui ho già fatto un video e vi metterò poi nel box sotto il link, in modo che possiate andarla a vedere. Per quanto riguarda l'uncinetto, possiamo vederlo adesso assieme. Vorrei ribadire ancora un attimino questo concetto, perché magari ho fatto calcoli e può non essere diciamo recepibile subito. Lo rivediamo un attimo. Abbiamo detto il vostro dietro è 30 cm, il davanti è 35. Dobbiamo recuperare questi 5 cm per far sì che davanti e dietro siano lunghi uguali. Allora, calcoliamo la differenza, che è di 5 cm. Dai 35 cm del davanti, per sapere dove posizionare la nostra pence, per quello lo facciamo, dai nostri centimetri totali del davanti che abbiamo stabilito, che sono 35, togliamo i 3 cm che vanno dal sottascella alla posizione della nostra pence, facciamo 3 cm, per cui dai 35 togliamo i 3, diventano 32. I 32 sono i centimetri che vanno da qui a qui. Però abbiamo detto che noi dobbiamo eliminare anche questi 5 cm per arrivare ai 30, per cui da 32 togliamo 5 cm, arriviamo a 27. 27 è la misura da dove dobbiamo iniziare a fare la nostra pence. La nostra pence sarà fatta di giri di chiusura per 2,5 cm e giri di riapertura, cioè qui faremo delle diminuzioni e qui faremo degli aumenti, per altri 2,5 cm, in modo da colmare questo divario. Per rendere meglio l'idea, vi ho fatto questo disegno, chiamiamolo disegno. Non guardate le proporzioni, perché naturalmente non ci sono, è solo per rendere il concetto. Abbiamo detto il vostro dietro e il vostro davanti, che come vedete necessariamente deve essere più lungo. Noi andiamo a fare questa pence, cioè lavoriamo la nostra maglia in questo modo, qui faremo dei ferri accorciati e poi qui li riprenderemo. O all'uncinetto faremo la stessa cosa. Quindi questo è il dislivello che noi dobbiamo andare a colmare. Se voi vedete, una volta che noi lavoriamo i nostri ferri accorciati, il lavoro si presenterà così, si formerà, vedete, questa pence, che poi se andiamo a cucire, ad unire al nostro dietro, sarà perfettamente uguale. Ora la carta naturalmente rimane rigida, sembra che ci sia, ecco, vedete, voi cercate di vederlo poi sul morbido della maglia, della lana, vedete che fatto questo lavoro avrete la lunghezza del davanti uguale al dietro, però avrete lo spazio, diciamo così, che vi contiene il vostro seno, che vi accoglie il vostro seno nella maglia, perché la maglia vi farà questo lavoro. Adesso vediamo assieme come fare per l'uncinetto. Ecco, ho preparato una base per potervi far vedere. Allora, diciamo che il vostro centroseno, quello sono cose dovete misurare voi, sapere voi dove avete la punta del vostro seno, naturalmente, per sapere a che distanza dal sottascella deve arrivare la cima della vostra pence. Ora facciamo un esempio. Facciamo che il centro del vostro seno sia a 8 cm dal lato. Quindi noi dobbiamo calcolare 8 cm. Sappiamo che la punta del vostro seno deve arrivare qui. Quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 sul 13° punto. Volevo dirvi una cosa, io naturalmente faccio un esempio con punti alti e punti bassi perché
È un esempio, appunto. Se voi avete una lavorazione particolare nel corpo, potete continuare a farla. Intanto qui dovrete fare delle diminuzioni e le dovrete fare tutte o a punto alto o a punto basso. Io vi consiglio il punto basso perché avete più modo di diminuire punti se il vostro divario tra davanti e dietro è molto. Comunque, ora facendo l'esempio, magari vi resterà più facile. Quindi diciamo che la punta del vostro seno, essendo a 8 cm, con il mio campione rimane a 13 punti. Vuol dire che nel corso dei 2 cm e mezzo. Abbiamo detto che la differenza è 5, ma noi dobbiamo lavorare sulla metà. Nel corso di 2 cm e mezzo io devo diminuire 13 punti, 12 perché il tredicesimo è la punta, quindi devo diminuire 12 punti. Allora che cosa facciamo? Voi, adesso io lo faccio un pochino a occhio, voi sulla base del lavoro che state facendo vi contate quanti giri sono i 2 cm e mezzo e di conseguenza vi dividete questi giri per il numero di maglie che dovete andare a diminuire. Allora, come lavoriamo? Facciamo così, noi arriviamo. Facciamo il nostro giro sino a. Abbiamo detto che dobbiamo fermarci a 12 punti, devo lasciare 12 punti, di conseguenza dividiamo il lavoro in tre parti, facciamo 4, 4 e 4. Più o meno dovremmo arrivare sui 2 cm e mezzo. Quindi lavoriamo tutto il nostro giro sino ad arrivare a 4 cm dal bordo. Scusate, ho detto 4 centimetri, ma intendevo 4 punti. A 4 punti dal bordo. Quando arriviamo al quarto, abbiamo ancora 4 punti da fare. Facciamo ancora un punto basso e nel terz'ultimo punto facciamo un punto bassissimo, praticamente una catenella. Giriamo il nostro lavoro e senza fare catenelle per girare ci andiamo a posizionare non sul punto bassissimo che abbiamo fatto, ma sull'ultimo punto basso che abbiamo lavorato e facciamo un altro punto bassissimo. E poi proseguiamo tutto il nostro giro sino alla fine con dei punti bassi. Lo volete che lo rivediamo? Lo rivediamo un attimo assieme. Allora, abbiamo detto, arriviamo a 4 punti dalla fine, facciamo ancora un punto basso, avrei potuto dirvi anche 3 punti dalla fine, comunque un punto basso, nel terz'ultimo punto facciamo un punto bassissimo, giriamo il lavoro, dove abbiamo lavorato il punto bassissimo lo saltiamo, non facciamo niente, nell'ultimo punto basso lavorato facciamo un punto bassissimo. E riprendiamo il nostro lavoro, nel mio caso punti bassi, nel vostro caso punto operato, quello che state facendo. E proseguite sino alla fine. Adesso ricominciamo il nostro giro e ci fermiamo di nuovo a 4 punti dalla fine. Come vi dicevo prima, avrei potuto dirvi a 3 punti dalla fine, ma ho detto a 4 perché se voi nel corpo del vostro lavoro state facendo un punto operato, comunque il quart'ultimo punto deve essere fatto a punto basso e non a punto operato. Quindi adesso voi proseguite, fate il vostro, se avete fatto campioncino fate punti bassi, se state già lavorando la vostra maglia fate il punto operato e fermatevi al quart'ultimo punto dalla fine del lavoro. Naturalmente non da qui, ma da dove abbiamo girato il lavoro, cioè dove abbiamo fatto il giro accorciato. Quindi saranno 1, 2, 3, 4, vi dovete fermare qui. Sul quinto, in modo da avere ancora 4 punti. Ecco che rimangono ancora 4 punti da lavorare. Naturalmente il punto dove abbiamo fatto il primo, il punto bassissimo, non deve essere considerato perché non l'abbiamo lavorato al ritorno, di conseguenza anche adesso non lo lavoriamo. Dobbiamo contare soltanto gli ultimi 4 punti bassi che rimangono. Quindi nel quart'ultimo faremo il nostro punto basso, poi nel terz'ultimo facciamo un punto bassissimo, come abbiamo fatto prima, giriamo il lavoro, saltiamo il punto bassissimo, nell'ultimo punto basso che abbiamo lavorato facciamo un punto bassissimo e continuiamo il nostro giro o a punti bassi o a punti operati.
il primo punto dopo il punto bassissimo, io vi consiglio di farlo sempre a punto basso, perché poi vi servirà, vedrete dopo, per riprendere i punti. Vedete che la nostra pence sta prendendo forma. Qui abbiamo un giro solo, quindi abbiamo molti di più. Andiamo un attimino a controllare. Allora, siamo a 2 centimetri, vedete? Siamo a 2 centimetri e abbiamo diminuito circa 5 centimetri di punti, 5 centimetri corrispondenti ai punti, alle due diminuzioni. Ne facciamo ancora una. Quindi, così colmiamo il mezzo centimetro e colmiamo gli ultimi 3 centimetri di pence che dobbiamo fare. Ci fermiamo di nuovo al quart'ultimo punto. Al quart'ultimo punto, questa volta ho detto bene. E rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sino adesso. Quart'ultimo punto, 1, 2, 3, qua, esatto, facciamo un punto basso, un punto bassissimo, torniamo indietro, saltiamo il punto bassissimo, un punto bassissimo nel primo punto basso, il filo mi si divide e tutti i punti bassi. Adesso finite il vostro giro e tornate indietro alla fine dei punti bassi. Potete arrivare sino qui, sino all'ultimo punto basso, al primo punto basso che abbiamo lavorato. Allora, siamo tornati indietro, come vi dicevo, all'ultimo punto. Adesso ci ritroviamo ad avere qui il punto bassissimo. Questa volta dobbiamo lavorarlo. Prendiamo un punto basso qui, un punto basso nel punto seguente, che sarebbe il punto bassissimo che abbiamo fatto per girare. Difatti, vedete, uno, due giri sotto, così. Ancora un punto basso qui, nel terzo giro, insomma, nella oggi è così, probabilmente pioverà, nell'altro punto basso, e vi andate a posizionare al centro dei tre punti bassi, praticamente qui, no? Nella pence, lavorate questo, vi fermate qui, esattamente al centro. Lo rivediamo ancora perché mi sembra di farvi confusione, più che altro nello spiegare. Allora, guardate. Uno abbiamo detto qui nel punto dove abbiamo girato, l'altro nel punto basso, nel primo punto basso, nel secondo punto basso andiamo a fare un punto bassissimo. Giriamo il lavoro e questa volta, anche stavolta, scusate, facciamo nel secondo punto il punto bassissimo e continuiamo con punti bassi. Finite il giro e ritornate indietro come abbiamo fatto prima, vi fermate all'ultimo punto basso lavorato. Siamo arrivati all'ultimo punto basso. Adesso dobbiamo andare a recuperare non solo la prima pence che abbiamo già recuperato, cioè la prima diminuzione, ma dobbiamo andare a recuperare anche la seconda. Quindi lavoreremo sino a qui. Questa l'abbiamo già recuperata a metà, adesso dobbiamo spostarci qui. Quindi cosa facciamo? Esattamente come prima. Tanti punti bassi. Ognuno ne facciamo uno, anche qui nel punto bassissimo, nel punto di giro, in questo, e arriviamo a metà dell'altra pence, cioè sul secondo punto, il punto centrale, erano 1, 2, 3, nel punto centrale con un punto bassissimo. Giriamo il nostro lavoro, punto bassissimo sul primo punto basso e tutti i punti bassi. E rifacciamo la stessa identica cosa. Andiamo in fondo e ritorniamo indietro. Adesso dovremmo essere arrivati a recuperare l'ultima pence. Quindi sin qui ci siamo arrivati, adesso dovremmo arrivare a recuperare questa. Vi ho detto di posizionarvi al centro dei tre punti, per cui qui dovremo posizionarci al centro, tornare indietro e poi l'ultimo giro recuperare anche l'ultimo punto. Però quando arrivate a dover recuperare gli ultimi tre punti, cioè i primi tre punti che siamo andati a diminuire, controllate un attimino i centimetri del lavoro che avete fatto, perché potreste già esserci arrivati. Vedete, siamo già a 5
anche abbondanti, siamo anche a 5,5. Per cui quando siete all'ultimo recupero, dopo aver controllato se avete recuperato tutti i punti, arrivate proprio sino alla fine. Se non li avete recuperati, vi fermate al centrale e fate ancora un giro. Nel mio caso, nel caso del nostro campione, li abbiamo già recuperati e quindi andiamo sino in fondo a lavorare tutti i punti bassi. E così vediamo, vedete? Anziché fermarci qui col punto bassissimo e tornare indietro, possiamo tranquillamente arrivare alla fine e concludiamo la nostra pence. Se voi andate a controllare, allora qui abbiamo i 5 cm abbondanti di profondità della pence. Il nostro lavoro totale misurava, il mio almeno, 8,5 cm. Da questa parte misura 3,5 cm. Vuol dire che abbiamo completamente recuperato il divario che c'è tra il nostro davanti e il nostro dietro. Se voi adesso continuate nel vostro lavoro, adesso da questo punto in poi potete riprendere anche nei punti della pence a lavorare col vostro punto fantasia, se avete fatto un punto fantasia, altrimenti insomma col punto che state lavorando, non occorre più che facciate dei punti bassi. Io avendo fatto tutti i punti bassi continuo così, volevo farvi vedere un attimino poi come riesce il lavoro. Vediamo un attimo, finisco il giro. Ecco. Vedete che voi, se guardate di profilo il vostro lavoro, avete creato questa pence necessaria a contenere il vostro seno. E in pratica, se vedete qui, insomma, se guardate qui non si vede niente. Si vedono i punti che diminuiscono, i punti che riaumentano. Abbiamo colmato il divario e la vostra maglia vi verrà perfettamente, proprio come un capo fatto su misura, praticamente pennellato addosso al vostro corpo. La differenza l'abbiamo colmata, il vostro dietro a questo punto sarà identico al vostro davanti e voi proseguite tranquillamente con la lavorazione. Quando arriverete al giro manica farete il vostro giro manica e vedrete che la vostra maglia addosso a voi sarà perfetta. Spero di essermi spiegata. Se avete qualche domanda ancora da fare, chiedetemi tranquillamente. E se lavorate ferri, ve l'ho detto, vi lascio sotto il link della lavorazione a ferri accorciati, che sarà la stessa identica cosa. Tenete presente che mentre per l'uncinetto fate sia davanti che dietro, cioè sia la parte destra che la parte sinistra allo stesso identico modo, per i ferri accorciati da una parte dovete farli accorciati a inizio ferro e dall'altra parte dovete farli accorciati a fine ferro. Ecco, vi lascio, spero di esservi stata utile e aspetto vostre domande nel caso ce ne fossero. Ciao a tutti!